sforzano il gabbiotto del cantiere chiuso dell'ex rito posto e probabilmente in cerca di qualcosa da rubare. Poi, per completare l'opera, danno fuoco. Ignoti, intorno alle 17.30 di oggi, domenica 23 agosto 2015, sono entrati nel cantiere sul quale la ditta Moccia sta eseguendo i lavori di costruzione di un nuovo stabilimento balneare per conto di un privato che ha rilevato la spiaggia e ha dato il via ai lavori poche settimane prima dell'inizio dell'estate. Le fiamme si sono in poco tempo propagate, interessando tutto il materiale infiammabile presente. Ad accorgersi di quanto stava accadendo, i bagnanti presenti all'interno degli stabilimenti balneari limitrofi che hanno dato l'allarme. Sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco che hanno agito in maniera tempestiva domando il rogo in poco tempo. Una volta riportata la situazione alla normalità, i pompieri hanno notato che l'incendio non era stato accidentale e che nel cantiere, nelle vicinanze del gabbiotto, tutto era stato spostato o manomesso. Le indagini del caso sono affidate alla polizia di Brindisi, giunta sul posto con una volante.